Questo piatto per me è l'occasione per raccontarvi questa storia, è un po' divertente. Il mio avvocato, ebbene sì, il mio avvocato mi ha suggerito di assaggiare le palette di fico d'India e davvero sono state per me una scoperta qualche anno fa. Poi ho utilizzato quelle un pochino più piccole, crude, sotto forma di tartare, le ho abbinate in tanti modi divertenti. Oggi voglio farci una pasta. Ma andiamo subito a calare la nostra pasta. Abbiamo scelto un mezzo rigatone che è un formato un po' classico e un po' no. E poi l'integrale gli dà un sapore tutto suo e quindi ci fa riscoprire in maniera diversa un formato classico. Pensate che quasi 2 secoli fa, Don Nicola De Cecco produceva la migliore farina del contado nel suo mulino a pietra di Fara San Martino. È un orgoglio di famiglia aver mantenuto viva questa tradizione. Per avere semola sempre fresca, la De Cecco macinano il grano nel mulino di proprietà, proprio accanto al pastificio, che è sempre avvolto da un intenso e piacevole profumo. In questa bowl aggiungiamo parte della maionese di mandorle e ci aiutiamo per diluirla un po' con dell'acqua di pomodoro, che non è altro che l'acqua che passando il pomodoro riusciamo a ottenere dalla separazione appunto dell'acqua dalla polpa. Utilizziamo anche la nostra frusta per scongiurare la presenza di qualche grumo. Vedete, la nostra paletta l'abbiamo tagliata così a pezzettini, più o meno della grandezza della pasta. Facciamo in modo che si mescoli bene agli altri ingredienti. Aggiungiamo qualche pezzettino di cappero e lasciamo insaporire. Andiamo a girare la pasta. Adesso trito un po' di finocchietto e lo metto nell'insieme. Mi raccomando, cercate di gestire sempre le erbette nella loro massima freschezza, non tagliatele troppo tempo prima perché l'ossidazione vi dà gusti che non sono proprio desiderati. Adesso dobbiamo fare attenzione affinché quando aggiungiamo la pasta nell'insieme la pasta non sia troppo calda perché a quel punto potrebbe cuocere l'emulsione di mandorle e cambiargli struttura. Quindi è proprio un'insalata vera e propria che arriverà al tavolo del commensale leggermente tiepida, quindi mi raccomando, giochiamo bene con astuzia con la temperatura. Cominciamo ad organizzare il piatto. A questo punto aggiungo anche qualche pezzettino di candito di arancia e qualcun altro lo lascio per la decorazione. Come vi avevo anticipato, lasciamo un attimino raffreddare un secondo. Prepariamo già tutti gli ingredienti anche per la decorazione e aggiungiamo poco alla volta la pasta. Vedete, il risultato deve essere proprio questo, che la crema di mandorle deve avvolgere la pasta, la deve condire, ma non si deve rapprendere troppo, deve rimanere cremosa e avvolgente. Prego Peppe, possiamo impiattare. È un piatto irresistibile di sapori, di mediterraneità e di equilibrio. Buon appetito!